La scorsa settimana è stato Monbaroccio protagonista di 50x50 Capitali al Quadrato, il progetto pilota di Pesaro 2024 che vede i 50 comuni della provincia di Pesaro Urbino a turno capitali per una settimana durante quest'anno. Il programma dal titolo Monbaroccio, Scienza, Natura e Tradizione è stato ricchissimo e ha offerto tante proposte per mettere in risalto il territorio. In primo piano la natura, con tema fondamentale l'inclusione, attraverso un mezzo ecosostenibile, la bicicletta, che ha visto tanti partecipanti durante le escursioni nella splendida cornice del luogo. Tante proposte interessanti e magiche come l'aperitivo e lavanda, il concerto jazz, il museo e laboratorio del ricamo, mostre di vario tipo e tanto altro realizzato in collaborazione con Confcommercio, Proloco e altre associazioni del posto. Ancora una volta l'entroterra marchigiano sorprende con incantevoli location e tradizioni da non perdersi. Sindaco, Monbaroccio questa settimana è stata protagonista di 50x50 Capitali al Quadrato. Il bilancio di questa settimana? Estremamente positivo. Mi permetto di ringraziare naturalmente il vice sindaco Vimini che ha fatto da collante su tutto questo percorso che vede anche i nostri borghi protagonisti nella provincia di Pesaro Urbino per quella che è la capitale culturale italiana, quindi anche Monbaroccio per questa settimana dal 14 al 21 di luglio che oggi si chiude. Si chiude con un bilancio estremamente positivo, che ha visto la coesione territoriale non solo delle associazioni e dei volontari del territorio, ma anche di tutta l'imprenditoria locale e non solo, perché tutti insieme siamo riusciti a dare una risposta a quello che era un obiettivo. Far vedere Monbaroccio in tutto il suo splendore, in tutta la sua realtà, tirando fuori le tradizioni, in particolare la civiltà contadina e l'arte del ricamo, che sono state protagoniste in questa settimana, e metterle insieme intorno alla cultura. Quindi una cultura che fa da collante fra l'imprenditoria locale, fra il volontariato, fra l'amministrazione comunale e fra tutto quello che è il tessuto economico e sociale di un territorio che è così meraviglioso. L'obiettivo di Confcommercio è quello di ottimizzare le proposte culturali e turistiche. Esattamente, e soprattutto con il progetto Itinerario della Bellezza, che è un progetto di valorizzazione turistico-culturale dei comuni, dei 25 comuni che ne fanno parte. Confcommercio con questo progetto appunto intende ottimizzare la proposta turistica-culturale e ovviamente attrarre maggiormente i turisti in questi borghi che sono stupendi, ma a volte magari poco conosciuti.